Ricordate che ho aggiustato la tapparella, il saliscendi, perché si erano stuccate le cordicelle che la reggevano. E quindi le ho rimesse nuove, no? Erano due, adesso ne ho messe tre, ve lo ricordate? In un video che ho fatto qualche giorno fa. Adesso con l'occasione che avevo levato la tenda, dico quasi quasi attappo quel buco che non si può vedere. A me mi sta antipatico quel buco. Io non l'avrei lasciato in quel modo, ma purtroppo. Forse non c'era altra soluzione, perché dopo, se io adesso metto un pannello, nel momento in cui devo levare il cassonetto, quel pannello mi dà fastidio perché non esce il cassonetto. Perché il cassonetto, vedete com'è messo, è appiccicato addosso alla finestra. Allora, l'unica cosa è che metterò un pannello di polistirene preciso, lo faccio, poi lo vernicio. E che si smonta con facilità, che non pesa, è leggerissimo. Anzi, praticamente il polistirene ha molti vantaggi perché si taglia come un burro, con un coltello, si può modellare e fare le misure che io voglio. E allora ho preso un pannello di polistirene, adesso ve lo faccio vedere. Ecco qua, vedete, questo è un pannello di lunghezza 125, vedete? Qui adesso è 127, ma 120, veramente 126, vabbè, comunque non è quello il problema. 126 per la bellezza di 60. Allora, con questo pannello ci posso fare due pezzi, pure per l'altra finestra che non ho smontato, però con l'occasione che l'ho comprato, invece di buttarlo, ce ne faccio due, perché questo praticamente è la. Questa finestra è 120, mi sembra, vediamola. No, è 115. La finestra è 115 e lo spessore mi sembra, possiamo vederlo. Lo spessore lo possiamo vedere quant'è, quindi devo fare questi pannelli. Adesso prendo le misure e vado a fare i pannelli. Lo spessore è 16, vedete? 16. Eccolo qua. Vabbè, allora vado a fare. Ma adesso prendo le misure bene, prendo la scala, prendo le misure bene e vado a fare questo pannello. Vi faccio vedere quando lo taglio, ok? Allora, vedete, l'ho segnata questa qui e adesso la vado a tagliare. Si taglia con il coltello, andiamo a vedere. Vedete come si taglia con il coltello, guardate. E poi magari faccio con la taglierina che è più fina del coltello, perché questo è un po' spesso. Adesso lo incido con il coltello che faccio più forza e poi faccio con la taglierina. Questo qui non si deve segare con la seghetta perché si sbriciola tutto. È molto molto malleabile, duttile, come vogliamo dire. Vedete?
ci vuole più lunga, non ce la faccio a passare con questa. Ci vuole più lunga di questa. Vediamo se ce l'ho. Non credo che ce l'ho così lunga però io, eh. Credo che non ce l'ho così lunga. Vediamo questa. Sono tutte corte, mi sa. Ecco, questa qui forse è più lunga. Vediamo. Fammi sentire, sì. È più lunga questa. Ecco, è giusta, giusta. La sento sotto, esce di 2 mm. Adesso sta tagliando tutto, fino alla fine. Quell'altra non mi entrava. A parte che si poteva spezzare, penso, una volta che è tagliato quasi tutto, con una leggera pressione si spezza. Però. Ecco qua. Andiamo a modellare qui la stessa cosa. Subito con il coltello che faccio più forza. Vedete? Com'è difficile tagliarlo? Insomma, non è che sia così agevole. Questa è una piccola. Ecco qua. Qui perché qua ci va, c'è sta quella che regge la tenda. Questo più ne esce, ecco perché non alla fine aggiungo, che ci sta questo. Forse mi conviene fare così, a segare, non tagliare proprio, come se stessi facendo con la sega. Vedete? Eccolo, tagliato. Adesso vediamo qui. Ecco, vedete come si apre? Perfetto. Potevo pure farlo tutto dritto e poi lo rifacevo dopo. Questo lo facevo prima, in realtà. Ho fatto una stupidaggine. Lo facevo dritto e poi lo incavavo dopo. Ma qui dobbiamo fare la stessa operazione. Lo faccio dritto, qui. Qui lo faccio dritto e poi faccio l'incavo. A quest'altra parte non mi faccio quell'errore lì, vado dritto. Lo taglio dritto. Ok, ho tagliato, vedete? Adesso gli faccio questi piccoli incavi. Questo lo devo rifilare. Però non sono andato dritto, ragazzi, guardate che ho fatto qua. Sono andato storto. Io non so se c'è un sistema per andare dritto. Vedete che sono andato storto?
vero che si taglia come un burro questo polistirene, però bisogna andare dritti, è difficile. Pure qua non sono andato dritto, vedete? Sono andato fuori piombo. Au. Questa è la feritoia che devo fare per mettere quell'aggeggio che regge le tende. Fa un po' di sporco per terra, quella se rientra mia moglie, chi la sente poi? Hai fatto uno sporco, chi pulisce adesso? Capito, chi pulisce? Pulisco io, ma chi pulisce qua? Sempre io devo pulire. Non mi risulta che lei pulisce. Ha una voglia. Ok, questa è fatta. Eccola, la vedete? Questa pure. Questa l'ho fatta un po' grossa, vediamo se serve, se no la lascio così. Andiamo a vedere di là, prima dobbiamo andarla a montare. La stessa cosa dobbiamo fare qui. È più facile fare con questa, che è più fina, scorre meglio. Vedete? Guardate che differenza che c'è. Ecco qua. Io penso che possiamo andare a fare le prove. Ok. Guardate come appiccica, vedete? Perché si elettrizza questo materiale qui, si elettrizza come l'ambra, no? Guardate a fisica, a elettrotecnica, la bacchetta di ambra che si elettrizza e attira tutto le parti con la carica elettrostatica opposta, no? Eh sì, ecco qua, aggiustiamo questo un attimo. Non sono stato capace di tagliarlo dritto, andiamo bene proprio, mamma mia. Guardate come si appiccica, guardate come si appiccica questo materiale, è una potenza. Va bene, ok, andiamo. Allora, ho acceso il flash perché prima non si vedeva. E praticamente ho fatto questo pezzo di polistirene, però qui devo tagliarne ancora un pezzettino. Ho provato in tutti i modi a tagliarlo col taglierino, ma non andavo dritto, non ci riuscivo.
Alla fine, sa come ho fatto? Sapete come ho fatto? Ho fatto con un coltello da cucina. È stato più facile il coltello da cucina. Ecco qui. Adesso bisogna ritoccare lì in alto, vedete dove ho segnato, e qui in basso dove ho segnato, e entra dentro, vedete. Ora prendo poco, perché tanto se no qua non ce l'ha. Purtroppo qui c'è gente molto maleducata che mi rovina le riprese quando faccio le riprese e io non lo so a chi mi devo rivolgere, che devo fare. Ci rinuncio, non è la prima volta che mi capita. Sono circondato da gente molto maleducata, no poco. Ok, allora, quando ho finito ve lo faccio rivedere l'ultimo pezzo. Allora, come vedete, ho tagliato a misura questo pezzo di polistirene, vedete? E l'ho, ecco, perfettamente a misura, vedete come è bello preciso. A questo punto non serve nemmeno stuccarlo perché è talmente preciso. E poi in questo modo posso levarlo con una certa facilità nel momento in cui dovessi rismontare il cassonetto. Poi se lo stucco, non c'è bisogno manco di verniciarlo perché vedete, c'è lo stesso colore. Beh, è un po' più gialletto, questo è un altro. Però a sto punto che lo faccio bianco. Qui invece questo qui, questa pittura si chiama, non lo so come si chiama, una pittura anticata, non lo so. L'ho fatta con una spugna, vedete come è stato fatto? Io lo so come si chiama questa vernice, ce l'ho scritto in qualche parte, ma non me lo ricordo. È spugnata comunque, vedete, sono tutte. È una spugna che viene imbevuta nella vernice e poi viene premuta sulla tempera sottostante che è bianca. Vabbè, allora bene così. Adesso questo stesso lavoro lo facciamo pure all'altra finestra. E lo, il pannello che ho comprato ce ne potrei fare quattro, ma non ho bisogno perché soltanto due finestre sono elettriche, le altre tutte manuali. Ok, allora chiudo al prossimo video. Questo è un lavoretto che se dovete farlo lo potete fare benissimo pure voi. Quando tagliate, vi ricordo, quando tagliate questo polistirene, vi consiglio di usare il coltello da cucina, perché ho provato col taglierino, non si riesce ad andare dritti. Con la seghetta fa un sacco di segatura, non va bene, è scomodissima, una seghetta a ferro. Quindi l'unico modo è quello del coltello da cucina, bello robusto, tagliente. Quelli coltelli che si usano per tagliare pure il pane, oppure il prosciutto, che ne so. Perché si taglia bene, ma deve essere una lama rigida. Non come il taglierino che è morbido. Ok, allora, al prossimo video e iscrivetevi al canale. Un bel mi piace, grazie, ciao. Per concludere il video, dimenticavo di farvi vedere che ho rimontato la tenda. Vedete, in realtà non si conosce niente, non vale nemmeno la pena di stuccarlo e verniciarlo. Perché è gialletto, è un colore proprio tenue, pastello. Non serve, guardate. C'è lo stesso colore della tenda, così, questo colore gialletto, secondo me sta bene così. Però non si vede più quel buco sopra che era veramente un cazzotto in un occhio. Non capisco perché loro stessi, no? Il costruttore oppure chi è venuto dopo, il pittore, non ci ha messo questo pannello. Non lo capisco, guarda. Va bene, allora, al prossimo video. Ciao.